in Puglia la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid agli over 40, avviata anche la campagna di richiami per il personale scolastico. Tassi d'usura fino al 300% e in carcere una coppia di San Nicandro Garganico nel Foggiano. Le accuse, estorsione e usura aggravate dal metodo mafioso. E Gianni Rotich, il nuovo sindaco di Manfredonia, alla vittoria al ballottaggio contro lo sfidante principe. Dopo 30 anni il comune foggiano svolta a centrodestra. Bentornati con un nuovo appuntamento della nostra informazione. Andiamo subito a vedere quali sono i fatti più importanti della giornata odierna riferiti al nostro territorio. Da oggi anche in Puglia tutti gli over 40 possono vaccinarsi con la terza dose anti-Covid se sono trascorsi almeno 6 mesi dal primo giro di somministrazioni. Ci si può prenotare nelle farmacie, sul portale della regione o al numero verde, e è partita anche la campagna di richiami per il personale scolastico. Guardate. Voi sapete che abbiamo sofferto moltissimo le situazioni scolastiche, e quindi per tenere sulla didattica in presenza è necessaria la vaccinazione. Quindi vi ringrazio veramente di cuore per questo ennesimo sacrificio che state facendo. Parallelamente all'apertura agli over 40 per la dose booster, inizia nella nostra regione la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid al personale scolastico. Dopo l'ultima circolare sul piano strategico vaccini, improntata a dare un'ulteriore spinta alla campagna delle terze dosi, i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie, in accordo con gli uffici scolastici provinciali, hanno predisposto un cronoprogramma di somministrazioni riservata in questa fase al personale docente e non docente, e così il presidente Emiliano ha voluto incontrare operatori e pazienti nel lab di Catino della ASL di Bari. Sì, da oggi si parte col personale scolastico. Chiaramente tutti gli over 40 adesso possono vaccinarsi con terza dose se hanno superato i 6 mesi. Col personale scolastico abbiamo utilizzato un sistema di chiamata attiva, quindi i nostri operatori del Dipartimento di Prevenzione chiamano attivamente i dirigenti scolastici e programmano delle giornate ad hoc, quale quella di oggi, per agevolare l'adesione. La campagna vaccinale riprende con grande vigore. La Puglia, come avete potuto constatare, è una delle regioni, una delle poche regioni dove addirittura i contagi scendono leggermente anziché salire. Questo probabilmente dipende, anzi certamente dipende, dal fatto che è una delle regioni, se non la regione, dove c'è stata la più alta percentuale di vaccinati nella fascia più a rischio. Speriamo di avere al più presto l'autorizzazione a vaccinare anche sotto i 40 anni. Speriamo anche che si chiarisca bene la possibilità di vaccinare anche le persone di minore età. Andiamo a vedere quali sono i numeri dei contagi da Covid nella nostra regione. 86 nuovi casi a fronte di 15.017 test, purtroppo 2 decessi. I nuovi casi sono concentrati soprattutto nella provincia di Lecce. Delle 3.922 persone attualmente positive in Puglia, 149 sono ricoverate in area non critica, 17 in terapia intensiva. E adesso ci spostiamo nel Foggiano per una importante operazione di contrasto alla mafia. Tassi d'usura fino al 300%, in carcere finisce una coppia di San Nicandro Garganico, le accuse estorsione e usura aggravate dal metodo mafioso. Utilizzava la sua vicinanza alla società foggiana per intimidire con metodo mafioso un imprenditore agricolo del Foggiano e ottenere interessi su somme ricevute circa 100.000 euro con tassi che oscillavano tra il 300 e il 400%. Tommaso Martino, presunto esponente del clan Moretti Pellegrino Lanza, è finito in carcere insieme a sua moglie Costanza Diamante con l'accusa di estorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso ed usura aggravata in concorso. Sequestrati beni immobili e immobili e disponibilità liquide per oltre 350.000 euro, tra cui una Porsche Macan, una Mercedes classe A da 40.000 euro e una Fiat 500. Le indagini della Procura di Bari, Direzione Distrettuale Antimafia e DIA sono partite un anno e mezzo fa, ma dopo un'attiva azione di convincimento nei confronti della vittima che non voleva denunciare. È stato inoltre eseguito un decreto di perquisizione a carico di altri 10 soggetti indagati per usura ed estorsione continuata e aggravata dal metodo mafioso.
In ultimo sono stati sequestrati altri 65.000 euro, un Rolex da 11.500 euro, cocaina e una pistola con caricatore e altre due persone sono state arrestate. Grazie alle indagini, soprattutto patrimoniali, si è riusciti anche ad accertare una sproporzionatissima accumulazione di ricchezza e quindi abbiamo proceduto non soltanto con le ordinanze ma soprattutto con sequestri preventivi importanti. Tanti. Sono stati sequestrati, sono stati rinvenuti anche al di là delle nostre aspettative oltre 77.000 euro in contanti provento dei delitti. La nostra difficoltà iniziale è stata quella di portare dalla nostra parte la vittima perché la vessazione, la costante pressione vessatoria dei suoi aguzzini lo avevano sostanzialmente schiavizzato. La politica svolta storica per Manfredonia che dopo 30 anni cede il passo al centrodestra con la vittoria del neoeletto sindaco che vince al ballottaggio Gianni Rotice. Sentiamo. Gianni Rotice è il nuovo sindaco di Manfredonia, 54 anni, ingegnere ed ex presidente di Confindustria Foggia, candidato della coalizione di centrodestra. Vince nel turno di ballottaggio nel quale ha potuto contare anche sull'appoggio di alcune liste civiche che al primo turno facevano parte della coalizione del Movimento 5 Stelle. Con lui dopo 30 anni Manfredonia volta pagina. Cade il centrosinistra nel comune foggiano. Lo sfidante della coalizione avversaria Gaetano Principe si ferma al 43,80% dei consensi contro il 56,20 di Rotice che trionfa con 11.545 preferenze. Ma il centrodestra era riuscito a minare il dominio PD in questo centrodauno, una svolta nei colori ma anche nella storia di Manfredonia. Il comune era stato sciolto per infiltrazioni mafiose nell'ottobre del 2019. Al neosindaco tocca ora ricucire le ferite nella città dopo lo scioglimento per mafia e 2 anni di commissariamento. Non è la mia vittoria, ma quella dei miei concittadini, ha commentato Rotice. Una gioia immensa, poter finalmente governare al meglio la cosa pubblica, dare delle risposte significative ai bisogni, alle ansie, alle aspettative di una comunità di quasi 60.000 individui che hanno creduto in noi, ci hanno premiati per la coerenza, per lo spirito di abnegazione, oltre 25 anni di opposizione in questa città, spesso relegati ai margini della vita politica e talvolta anche sociale. Tra i primi a scommettere sulla candidatura dell'ex presidente di Confindustria Foggia è il commissario regionale di Forza Italia, Mauro Dattis. È stata una grande vittoria quella di Manfredonia, una grande vittoria di Forza Italia che è il primo partito della città, una grande vittoria della classe dirigente, in primis di Giandiego Gatta, nostro consigliere regionale, Gianni Rotice sindaco, è veramente l'inizio di una svolta per quella città. A distanza di una settimana esatta dal maxi sbarco di migranti avvenuto a Santa Maria di Leuca, la scena si ripete. 3 sbarchi in poche ore in Salento, accolti in tutto oltre 200 migranti. Non si arresta la lunga scia di sbarchi sulle coste salentine, 3 quelli avvenuti in poche ore di distanza l'uno con l'altro nella giornata di domenica per un totale di 208 migranti accolti. Sembra essere una vera e propria emergenza per il Salento se si considera il fatto che altri sbarchi potrebbero avvenire nelle prossime ore. Sono state le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza ad avvistare i 3 natanti mentre erano impegnati nel servizio di pattugliamento del mare. La prima barca, infatti, un motopeschereccio, è stata notata dai finanzieri all'altezza di Torre Pali, Marina di Salve, e dopo essere stata abbordata dalle Fiamme Gialle è stata indirizzata verso il porto di Gallipoli. A bordo 62 migranti libanesi e siriani. Durante le operazioni di sbarco è arrivata la seconda chiamata per un'altra imbarcazione avvistata dalla Guardia Costiera all'altezza di località La Guardiola di Corsano ed è stata condotta verso Otranto. Qui a bordo di una barca a vela viaggiavano 72 migranti di nazionalità curda, irachena e iraniana. Poco più tardi il 3° sbarco della giornata, quando ormai il sole era calato, a giungere nel porto della Marina di Castagnano del Capo 74 migranti, soprattutto nuclei familiari e molti bambini, alcuni anche piccolissimi. Un grande lavoro quello compiuto dai volontari della Croce Rossa Italiana di Lecce e dei medici USMAF che hanno soccorso i migranti, fornendo loro i beni di prima necessità. Quasi tutti sono stati trovati in discrete condizioni, accompagnati presso il centro di prima accoglienza Don Tonino Bello di Otranto.
Due donne hanno accusato un malore fra i migranti e giunto anche un ragazzo cieco. Come sempre, saranno effettuati tamponi per verificare eventuali casi di positività al Covid e le identificazioni, in questo caso a cura del Polo Interforze istituito dalla Procura. Termina qui la nostra pagina regionale. Restate con noi, tra poco torniamo con altre notizie.